Per l'anno in corso confermiamo qualche segnale di risveglio dell'economia, anche se i consumi per un clima di fiducia ancora debole sono destinati ad un rallentamento. Ma quello che ci preoccupa di più è che tra un anno, finito il cortisone della Presidente Draghi, noi vedremo riemergere tutte le debolezze strutturali del sistema dell'economia italiana e che rischiano, anche se per adesso il rischio è soltanto marginale, di fare ritornare l'Italia in stagnazione. Uno scenario quindi poco rassicurante, uno scenario dove vede ancora preminente l'incertezza, da un lato famiglie prudenti nei consumi, dall'altro imprese con meno credito per gli investimenti. Allora, per costruire una crescita robusta e duratura, secondo noi non servono ricette straordinarie. Bisogna superare la logica degli interventi spot, scartare qualsiasi ipotesi di aumento dell'IVA, tagliare con coraggio e determinazione la spesa pubblica improduttiva, intraprendere un percorso di riduzione ragionevole e generalizzata delle aliquote IRPEF. Ecco, in poche parole, quello che serve al Paese: stabilità politica, riforme e fiducia, tanta fiducia.